Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Buongiorno carissimi. Oggi celebriamo la solennità della Pentecoste. Possiamo dire la festa del compleanno della Chiesa. La Chiesa che riceve il più grande dono di Gesù, il suo Santo Spirito. Questo dono Gesù lo ha fatto direttamente agli Apostoli, a Maria, ai discepoli che erano dentro il Cenacolo, appunto del giorno di Pentecoste. Però dopo lo Spirito Santo sarebbe stato ricevuto dai credenti mediante la stessa Chiesa. Esattamente come succede per la vita umana, che è stata data per la prima volta direttamente da Dio, per poi continuare attraverso la procreazione affidata agli stessi esseri umani. Può sembrare ovvio, ma per me non lo è. Pensare che lo stesso Spirito Santo che Gesù ha inviato per la prima volta ai Suoi Apostoli, quello stesso Spirito è donato anche a noi credenti, ai credenti di ogni latitudine della terra e di ogni tempo. È sempre lo stesso Spirito che entra nel cuore di tante ragazze e ragazzi il giorno della Cresima, di tante bambine e bambini e adulti il giorno del Battesimo. È sempre lo stesso Spirito che viene invocato e scende sulle offerte del pane e del vino in ogni celebrazione dell'Eucaristia. Con il dono dello Spirito Santo noi riceviamo da Gesù il dono della fede, che ci fa essere cristiani, ma non in forma individualistica, ma come membra inserite in un corpo che è la Chiesa. Come ci esorta l'Apostolo Paolo, se abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, viviamo secondo lo Spirito, cioè viviamo da cristiani che amano e lavorano per l'unità della Chiesa. Evitiamo ogni forma di divisione, di protagonismo che mortifichi le altre membra della comunità. Ricevendo lo Spirito di Gesù, noi riceviamo anche il mandato di essere ambasciatori e costruttori di pace. Gesù, insieme al dono dello Spirito Santo, ha dato anche il dono della pace. Spirito Santo e pace sono un unico dono. Cerchiamo quindi di non separare mai questi doni, soprattutto in questo nostro tempo dove venti gelidi di guerra, di esercizio del potere, a scapito della vita umana, sacrificata con agghiacciante facilità,
in nome di opposte folli ragioni, sembrano aver cancellato di fatto la parola pace, relegandola a pura impossibilità. Il mio augurio, carissimi, è che accogliendo lo Spirito Santo continuiamo ad essere instancabili messaggeri e costruttori di pace. Buona festa di Pentecoste.